dove per definizione l'inconscio superiore è il luogo della sintesi. Ci troviamo nell'inconscio superiore, non è difficile capire quando ci troviamo lì, quando i nostri vettori si dispongono così. Fare un'anticipazione, noi chiamiamo ego il modello che procede in questo modo. È insolubile. L'anima, quello che procede così. Qui c'è la convergenza, qui c'è la divergenza. Qui c'è il conflitto e alla lunga la malattia mentale o fisica, e quindi in qui c'è invece l'armonia e alla lunga la guarigione mentale e talvolta anche fisica, non sempre, perché a volte il fisico rimane indietro, cioè non fa tempo. Se abbiamo distrutto il fegato, non basta fare la guarigione spirituale. Certo, se c'è Gesù che ci si mette in mezzo, può darsi di sì, ma nella maggioranza dei casi ti sei spappolato il fegato, non basta che risolvi i tuoi conflitti, probabilmente ne soffrirai ancora, perché il pasticcio l'hai fatto, così come. Se nella vita hai vissuto in modo dissoluto, ti hanno lasciato un patrimonio di 1 miliardo e te lo sei giocato, ti sei creato 2 miliardi di debiti, non è che basta che ti penti, perché allora dopo hai di nuovo 1 miliardo in banca. Se hai un bosco e siccome un giorno sei ubriaco l'hai bruciato, non è che il giorno dopo, perché ti sei pentito, allora il bosco cresce, ci mette 20 anni. C'è un effetto valanga, c'è un effetto, ci sono, è quello che i buddhisti chiamano karma. Tutto ciò che abbiamo seminato raccogliamo.